Il problema vero che noi abbiamo oggi in Italia è quello dell'equità e non quello della sostenibilità finanziaria del nostro sistema pensionistico. Parole che sembrano uscite da una versione rivisitata di Robin Hood, ma che invece sono state pronunciate dal presidente dell'INPS, Tito Boeri, che su un punto è netto. Ci sono delle persone che oggi hanno trattamenti pensionistici o hanno vitalizi, come nel caso dei politici, che sono del tutto ingiustificati. Un'invettiva contro le pensioni d'oro, insomma, una sorta di inno alla redistribuzione che per ora, va detto, non sembra aver sortito un grande effetto. Lei sarebbe personalmente favorevole all'abolizione anche di questi vitalizi, diciamo, pregressi? No, io ho maturato un diritto quando mi sono candidato, quelle erano le regole. Quando ho fatto il consigliere regionale facevo un altro mestiere e prendevo molto di più. Sarebbe personalmente favorevole all'abolizione anche di questi vitalizi, diciamo, pregressi? No, io ho maturato un diritto quando mi sono candidato.